Ma nonostante tutto, molte specie di ausiliari selvatici sopravvivono nell'agroecosistema o possono colonizzarlo in certi periodi dell'anno. Molto importanti per la moltiplicazione di queste specie utili selvatiche sono le aree di rifugio, come i boschi e le siepi. La loro attività di limitazione delle popolazioni dannose viene definita lotta naturale. La femmina adulta di Psylla piri è lunga da 2 a 3 mm. Alla fine dell'inverno inizia ad ovideporre sui rametti di pero e nella buona stagione sulle foglie e sui giovani germogli. Le uova sono giallo chiaro e virano verso il rossastro in prossimità della schiusura. Le neanidi infiggono gli stiletti soprattutto su foglie e germogli in accrescimento. Iniziano a nutrirsi di linfa ed emettono un'abbondante melata. La psilla può formare colonie molto numerose e proprio la melata costituisce il pericolo maggiore. Infatti, se la psilla raggiunge densità elevate, le fumaggini che si sviluppano sulla melata possono imbrattare la vegetazione. Le foglie seccano e cadono, mentre diminuisce il valore commerciale dei frutti macchiati. Giunte a maturità, le ninfe di Psylla si fissano sulle foglie e sui giovani germogli e compiono l'ultima muta. Così si ha lo sfarfallamento degli adulti. Nel corso della screpolatura della corteccia dei peri, la femmina inserisce le uova nel mesofillo fogliare. E se ci si aiuta con una lente è possibile vedere l'opercolo biancastro. La neanide preme contro l'opercolo e sguscia. Inizia a ricercare le prede. Anthocoris nemoralis può predare varie specie di insetti e acari, tuttavia predilige le psille e si nutre sia delle uova che degli stadi giovanili, svuotando le vittime con il rostro. Col procedere dello sviluppo del predatore aumentano le dimensioni e il colore da giallo chiaro si fa bruno rossastro. Le ninfe misurano circa 4 mm, così come l'adulto che è molto mobile. L'adulto neo sfarfallato è poco pigmentato, in seguito assumerà una colorazione nerastra. Se si adotta la lotta biologica integrata, per cui non vengono usati, non occorrono quindi trattamenti insetticidi specifici. Il progetto di lotta integrata della Regione Emilia-Romagna recepisce nelle proprie linee tecniche la lotta naturale contro la psilla. Contro gli altri fitofagi che infestano il pero, vengono privilegiati gli insetticidi chimici selettivi, o meglio ancora quelli biologici, come il batterio entomopatogeno Bacillus thuringiensis, varietà Curstaci, impiegato contro i tortrici dei ricamatori. Sono stati così aboliti contro la psilla i trattamenti insetticidi di fine inverno con DMOC o trifrina, i cosiddetti oli gialli che sono molto tossici per l'uomo e gli altri esseri viventi, tra cui gli insetti utili. Inoltre, uccidere le psille in un periodo critico come la primavera priva l'antocoride del cibo necessario a dar vita a una popolazione consistente, in grado di limitare le pericolose infestazioni estive. Il centro agricolo. Negli ecosistemi naturali coesistono molte specie vegetali e animali, legate fra loro da un fitto intreccio di relazioni trofiche. Questa complessità è all'origine di un equilibrio dinamico che porta tendenzialmente alla stabilità tra le varie popolazioni.
Al contrario, il campo coltivato è una struttura semplificata, in cui l'uomo privilegia una sola specie vegetale.